È la partita, eh? È la partita. Sì, è stata una gran partita. Se la replicassero oggi. Sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Berretta di pallamano maschile. Al Palabursi di Rubiera arriva il Bressanone Brixen, formazione altoatesina che ha grandi ambizioni in questa stagione ma che si trova a rincorrere al quinto posto una delle posizioni playoff. Dall'altra parte c'è una Rubiera penultima in classifica ma indubbiamente apparsa in crescita nelle ultime partite, al di là della vittoria strappata a Siracusa nel match tra Fanalini di Coda, anche per la bella partita giocata a Sassari contro l'attuale seconda della classifica e fresca vincitrice anche della Coppa Italia. Un match interessante da vedere, purtroppo una defezione dell'ultimo momento nella formazione del Bressanone, non c'è il portiere Volarevic che è anche portiere della nazionale italiana perché ha i controlli obbligatori pre partita. Ha risultato non avere il green pass adeguato per poter scendere in campo e quindi non è di questo match in porta. Ci sarà Wierer per la formazione altoatesina, gli arbitri sono i signori Roberto Zancanella e Daniele Testa. È cominciato l'incontro con Rubiera che durante la presentazione dei giocatori è sceso in campo con una sovramaglia con il logo ucraino e il logo della squadra di Serie 1 dei Vikings contro la guerra in Ucraina. Vuljevac è proprio ucraino, il portiere di Rubiera. L'attacco della formazione ospite, questo primo pallone con i balli che prova l'uno contro uno. La conclusione murata, la palla termina in angolo, è rimessa in gioco in attacco per il Bressanone che ha Basic in pivot, Iballi e Hamsic sono i terzini mentre c'è la penetrazione a conclusione, la parata di Vuljevac. La bella parata di Vuljevac, può attaccare per la prima volta Rubiera con Santilli che però non trova l'angolo lontano sulla conclusione dall'ala. Sempre 0-0 dopo il primo minuto, un saluto qui al mio fianco come sempre a Giovanni Oleari. Ciao, buona serata a tutti. Sì, speriamo che oggi cominci un nuovo capitolo dopo le due ultime prestazioni. La squadra è sembrata trovare il bandolo della matassa, vediamo oggi cosa succede. Tra l'altro una sfida con Bressanone, è sempre, mentre perde la palla Bressanone, è sempre un match un po' particolare. Questa è addirittura la 77esima sfida in Serie A tra queste due squadre, mentre c'è il tiro sotto fallo di Versakov, si riprenderà da un 9 metri. È sempre una sfida particolare. Tra l'altro a Rubiera evoca momenti positivi, momenti negativi, probabilmente anche tu hai ancora presente, forse non digerito, una Coppa Italia persa, mi sembra, contro Bressanone. Sì, sì, anzi abbiamo una Coppa Italia persa negli anni 80, fine anni 80, essendo, bravissimo, essendo sopra di 4 agli ultimi 3 minuti della partita e siamo riusciti purtroppo a perderla. Insomma, sfide su sfide, quelle tra Rubiera e la formazione altoatesina che ritornano dopo ben 10 anni. All'andata netto il successo di Rubiera, ora detto scusate, il successo di Bressanone in casa 27-15,
Ora però 1-0 Rubiera con la rete di Versacos ad aprire i giochi. Balli centralmente incrocia con il terzino, si butta dentro Ozic, la palla all'ala per la conclusione, la parata di Voljuvac su Arcieri e torna in attacco Rubiera. Oleari centrale, Versacos gioca terzino in questo momento, ancora Versacos subisce il fallo dal numero 38 Mitteruzner. Si riparte dai 9 metri, Pagano terzino destro, gioca con Versacos, centralmente Versacos, ancora per Pagano, la finta di Pagano che va dentro e va in rete, Robertino Pagano, 2-0 Rubiera, gioca in velocità Ozic, la conclusione ancora Voljuvac a respingere anche questa conclusione da parte del Bressanone, prova ad accelerare Rubiera. Dall'altra parte Versacos, la palla in rete, 3-0 Rubiera in avvio di partita. 3-0 per Rubiera in questo inizio di match, con Voljuvac indubbiamente sugli scudi. Qualcheduno del pubblico di Rubiera chiede agli arbitri di fischiare la fine ora. L'attacco di Bressanone ancora con Ozic, la palla per i Balli, Ozic centralmente per la conclusione, lasciato troppo libero però Mitteruzner, questa volta non c'è stata intesa in chiave difensiva, primo gol anche del Bressanone che accorcia le distanze. Oleari subisce il fallo, però Versacos in precedenza, Oleari torna a terzino, Versacos no, in realtà no. Rimaniamo come siamo, quindi con Oleari centrale, si può ripartire a giocare. Per la prima volta forse, Giovanni, quest'anno abbiamo assistito ad un inizio di marca rubierese e non decisamente di marca avversaria. Come si può vedere, l'aggressività che hanno in questi primi minuti è opposta a quella che abbiamo sempre avuto nel corso della prima fase di campionato. Sono molto determinati, non hanno paura, stanno giocando direi in modo molto spavaldo, e questo è dovuto anche, guarda, wow, rigore, quindi stanno giocando senza paura, in modo molto aggressivo. Fermato Pagano, si riprende con un 9 metri, Versacos ancora sotto fallo, altro 9 metri, la difesa di Bressanone che storicamente è una difesa sempre molto difficile da penetrare, palla per Pagano, Pagano per Santilli, Santilli Versacos, centralmente Versacos, la rete ancora di Versacos, 4-1 per Rubiera, riparte velocemente Bressanone, Ozic, i balli ancora Ozic, scivola, salva il pallone, doppio di Ozic, palla persa da Bressanone, può ritornare in attacco Rubiera. Oleari Pagano tende l'arrivo di Versacos, 4-1 il punteggio con l'attacco, la formazione rubiarese. Versacos si alza e va ancora in rete Versacos, quarta rete di Versacos su 5 marcature rubiaresi, ma è in difesa che è cresciuta tanto la formazione dei Vikings. Ora i Balli prova ad andare dentro, bravo Leari a fermarlo, si riprenderà dai 9 metri, proprio un'intensità anche in chiave difensiva che di solito, anzi più che di solito, tante volte non abbiamo visto. Entra addirittura anche Ciutura, che non è che giochi tantissimo considerando la sua età in questa squadra, fa più l'allenatore che non il giocatore, ma ora il croato è in campo anche lui. Sì, direi che sono veramente molto concentrati, lo si vede dall'atteggiamento che hanno in campo, e quindi, ma diciamo che l'attacco è la cosa più no. Questo gli ha stretto le braccia intorno e l'ha costretto a questo fallo. Questo non è, spero che gli arbitri non cadano nel tranello, ecco. È andata abbastanza bene, direi. Questa era una
era un fallo di attacco che faceva sempre Giuseppe, questo. Stringeva le braccia del giocatore che, e poi si buttava per terra, il giocatore cadeva addosso a lui e molte volte l'arbitro cadeva nel tranello. Accorcia le distanze nel frattempo Bressanone, ma Bortolotti servito da Pagano subito in rete, 6-2. Rubiera immediatamente ritorna in vantaggio la formazione rubiarese di 4 lunghezze, 6-2 dopo 8 minuti, quasi 8 minuti di gioco. Ci sono anche bandiere ucraine qui in tribuna a Rubiera. L'attacco di Ciutura subito per i Balli, Balli al pivot, fallo di piede, sì, il lancio in contropiede, Santilli è già dall'altra parte, va dentro Santilli, c'è la parata però, bravissimo l'intervento dell'estremo difensore di Bressanone, già dall'altra parte la formazione altoatesina con la parata anche di Voljuvac. Sulla conclusione dall'ala torna in attacco Rubiera, Oleari, Pagano, spinto via Bortolotti, si rialza dai Balli, gli arbitri lasciano giocare, si riparte dal 6-2 Rubiera con l'attacco della formazione rubierese con Versakov, subito Oleari, ancora Versakov per Pagano, Pagano all'ala per Santilli, molto mobile e aggressiva la difesa di Bressanone, anche estremamente fallosa bisogna dire, la palla per Santilli che non riesce, era un'ottima iniziativa questa, però non c'è il controllo di Santilli sull'ala, palla persa da Rubiera, 9 minuti di gioco, 6-2 e il punteggio in favore della formazione altoatesina, che in difesa abbiamo visto della formazione rubierese, sono abituato a vedere il vantaggio degli ospiti, però insomma bisogna dire che ha provato, almeno nelle ultime due azioni mi è sembrato che Bressanone abbia provato a mettere molta anche più foga in difesa. Ma sì, devo dire che come abbiamo visto nelle ultime due partite, diciamo il numero delle palle perse di Rubiera è sceso notevolmente, che era il più grande tallone d'Achille. Viaggiavamo sulle 17-18 palle perse, nelle ultime partite si sono quasi più che dimezzate, 7-8 palle perse che ci possono stare, quindi questo la dice lunga anche sui risultati che abbiamo raggiunto. Oggi sono passati 10 minuti, abbiamo perso una palla, speriamo di mantenere questa media fino alla fine. Realizzi Balli su dai 7 metri, la terza rete di Bressanone contro le 6 di Rubiera. 6-3 il punteggio, in attacco a formazione rubierese con Oleari, sale Garaula, palla però arriva Versakos, Pagano, ancora Versakos per Pagano, Versakos, da dietro c'è il fallo su Versakos. Si riprende dai 9 metri con l'attacco di Rubiera, Pagano, la palla all'ala, Santilli dall'ala, stavolta trova il gol Santilli, non può nulla Virer, 7-3 Rubiera, l'attacco di ancora i Balli che si butta dentro, poi la palla che arriva all'ala per Arcieri, il pallonetto in rete, 7-4, partita anche molto veloce bisogna dire. E in questo inizio vedremo chi riuscirà a tenere questi ritmi. La conclusione, il palo di Versakov. 7-4 il punteggio. La rimessa in gioco per Rubiera in attacco. Pagano, Oleari, Versakov, ancora Oleari, sale Garau. La palla per Pagano, prova l'uno contro uno, Pagano viene ancora fermato, strattonato, solo 9 metri, non c'è decisione, non c'è sanzione per il difensore. Versakos per Pagano, ancora Pagano, la palla all'ala per Santilli, Santilli cambia il gioco per la panchina purtroppo di Bressanone, palla persa da Rubiera, torna in attacco Bressanone con De Piran, giocatore che è arrivato in corso di stagione dal Trieste,
Trieste che di fatto ha perso tantissimi giocatori. Torna in attacco Bressanone sotto di 3 reti, 12 minuti giocati, 7-4 il punteggio per Rubiera. I balli, gioca con Mitteruzner che è andato alla posizione di terzino sinistro, fallo in attacco, ha tagliato in area Arcieri. Penalità ravvisata dagli arbitri, quindi Rubiera torna in attacco, cambio, esce Santilli, entra Patroncini all'ala destra. Oleari, Versacos, Pagano, Versacos per Oleari, Oleari resiste al contatto, poi c'è il fallo su di lui del numero 18, l'altro i balli, Hendrit. Versacos, va via Versacos, c'è sempre fallo e quindi si riprende dai 9 metri. Adesso abbiamo un po' calato, soprattutto il modo di passarci la palla. Oleari, non c'è fallo su Oleari, prova il contropiede allora. Con la conclusione, la parata di Voljuvac, ancora Voljuvac. Versacos per Garau, si ferma Garau, passi di Garau. Palla persa banalmente questa qua da Rubiera. Peccato, perché bisognava trovare il modo di sfruttare meglio il bel intervento del portiere, perché era un gol già fatto quello di Bressanone in precedenza. 14esimo minuto, 7-4 Rubiera. Ciutura. La palla per linea esterna, ancora i balli, palla in rete. Quinto gol di Bressanone. Pagano, c'è il taglio in area di Bortolotti, direi, del pivot. Palla persa ancora da Rubiera, che adesso con 3 palloni persi di fatto consecutivi permette adesso a Bressanone di poter provare ad accorciare ulteriormente le distanze. Sì, diciamo che il gioco si è fatto un pochino più legnoso, diciamo che noi siamo partiti veramente molto molto forti, stiamo giocando a una velocità non consueta, speriamo di riuscire a tenere questo ritmo, perché è veramente un ritmo molto molto forte. Vediamo un po' se riusciamo a non subire il contraccolpo. Adesso è importante non prenderlo. Ammonizione per Oleari, quindi finisce il passivo per la formazione altoatesina, che può continuare a manovrare in attacco con Ciutura terzino destro, centrale adesso va Mitteruzner e i balli va terzino sinistro. I balli centralmente, va per Mitteruzner, ancora la palla per linea esterna, Ciutura per Mitteruzner, ancora Voljuvac. Rubiera in attacco con Pagano che rallenta un attimo il gioco, la palla per Oleari si alza, viene fermato sui 9 metri. Si riparte dunque con un 9 metri più 2 Rubiera, 7-5, 16esimo del primo tempo. Oleari per Bonassi, Garau, Oleari, Pagano. Ancora Bonassi, si alza dai 9 metri e trova la 8ª rete per Rubiera, 8-5, prova ad accelerare Bressanone, palla, questa era una palla persa da parte di Bressanone o anche sfondo, ci poteva stare tutto, ma gli arbitri non se la sono sentita di fischiare la penalità. Resta in attacco allora Bressanone, che prova a rallentare il gioco. I balli per Mitteruzner, i balli Ciutura,
17esimo del primo tempo, 8-5 Rubiera. Mitteruzner per Iballi, ancora Mitteruzner. Mitteruzner ciutura e all'ala, non c'è spazio, ancora Mitteruzner per Iballi, l'uno contro uno, Iballi cambia il gioco, Arcieri, la conclusione, bel gol dall'ala. Bel gol dall'ala, perché di spazio qua ne aveva veramente poco. È stato veramente un bel gol, diciamo che l'ala avrebbe potuto... Oh, bravissimo, molto bello, molto bello. Bellissima intesa in attacco fra Oleari e il pivot, una bellissima azione. A segno Bortolotti, la seconda marcatura del pivot rubiarese questa sera. 9-6 il punteggio. Cambio, è uscito Pagano, adesso gioca in fase difensiva Versacos come secondo. 18esimo minuto, 9-6 Rubiera. Iballi per Ciutura, tacco col taglio dell'ala, palla per il pivot e va in rete Basic, altro giocatore di lunghissima militanza, espertissimo. Versacos spara fuori dopo aver superato l'avversario, prova ad accelerare ma c'è la palla persa, no, non era, non aveva pestato l'area, non aveva pestato l'area. Vabbè, fischiata l'infrazione da parte dell'arbitro, ma era, aveva lasciato la palla prima di saltare dentro l'area, da qua si vedeva benissimo. 9-7 il punteggio per Rubiera, l'attacco di Bressanone con Ciutura per Iballi. Ciutura per Iballi. Iballi, la palla per il pivot, ancora c'è lo sfondo. C'è lo sfondo. Oleari supera la metà campo per Versacos, per Bonassi. 9-7 al 19esimo, Rubiera torna in attacco. Oleari, Bonassi per Garau. Versacos, la palla all'ala, Patroncini non ha spazio per entrare. E allora ancora Bonassi, Oleari, Versacos. Versacos per Patroncini dall'ala, va a realizzare sul primo palo Patroncini. 10-7 al 20esimo del primo tempo. 10-7, sono tutti in piedi nella panchina del Bressanone, quando in realtà potrebbe stare in piedi una sola persona. 20esimo minuto, 10-7 con Iballi per Ciutura. Ciutura, la palla per l'ala, Arcieri ancora dall'ala, ancora Vogliuvaz, la palla è per Rubiera. Versacos, palla all'ala, non va dentro stavolta Patroncini, quindi azione manovrata. Bonassi, Oleari a spazio, va sul tiro, è murato ma c'è il fallo sul tiro di Oleari, quindi ci sarà un 9 metri. Si riparte dunque, 21esimo minuto di gioco, Versacos, c'è ancora il taglio in area del pivot, così è stata segnalata, palla persa da Rubiera. L'attacco, la formazione del Bressanone, esce Basic, entra De Piran, Iballi, Ciutura, Ciutura, la palla per Iballi, il tiro in controtempo, beffa Vogliuvaz sul secondo palo, 10-8. Time out chiesto da Rubiera, 21 minuti 33 secondi giocati nel primo tempo, 10-8 il punteggio per la formazione rubierese, che ha avuto anche 4 lunghezze di vantaggio sul 6-2 e comunque in vantaggio dall'inizio della partita.
Forse l'incognita vera, Giovanni, è capire quanto sia cresciuta Rubiera, nel senso anche non soltanto di riuscire ad affrontare alla pari un avversario comunque di caratura come il Bressanone o come lo era il Sassari la scorsa settimana, ma anche quanto può tenere questo ritmo, perché per esempio a Sassari nell'ultimo quarto d'ora, dopo aver sempre comandato la partita, c'è stato un cedimento parziale, perché poi in realtà sono stati gli episodi, magari qualche errore di troppo, però comunque c'è stato. Ma come puoi vedere anche oggi, gli ospiti hanno segnato 8 reti. Noi se vediamo le partite che abbiamo sempre perso, gli avversari hanno fatto più di 30 gol. Noi abbiamo una squadra e anche l'ultima partita, fino a che eravamo in vantaggio, l'andamento della partita prevedeva che gli avversari rimanessero dentro i 30 gol. Noi abbiamo una squadra che può fare 26, 27 gol, quindi noi dobbiamo anche giocare su questo fatto. Direi che è cambiata molto la sicurezza in campo, la paura di giocare che caratterizzava i 17 palle perse non possono essere per una questione solo di allenamento, è proprio una questione di mentalità. Oggi abbiamo visto, siamo a 3 palle perse e abbiamo preso solo 8 gol e la squadra sta giocando una paramano non timorosa ma molto sicura di sé, un ritmo molto forte, speriamo che riesca a mantenerlo per tutta la partita. Questo l'arbitro, questo non si è capito perché l'arbitro abbia fischiato, c'era una trattenuta sul pivot molto bravo. Pagano va in contropiede, Pagano, la palla in rete sul pallone recuperato da Rubiera, 11-8, poi prova Bressanone ad accelerare, la palla all'ala, la conclusione, la rete di Dapiran, 9° gol di Bressanone. Ovviamente, giustamente anche Bressanone attaccato sul lato in cui doveva rientrare il secondo, cioè Pagano, che era quello che aveva realizzato la rete dall'altra parte del campo. 11-9 a Rubiera, l'attacco della formazione rubierese con Pagano, Garau, Versakovs, la conclusione a spiazzare il portiere di Versakovs dai 9 metri, 12-9 il punteggio. 12-9 con 7 minuti da giocare. L'attacco adesso con Ciutura, terzino sinistro, torna in campo anche Mitteruzner nel ruolo di terzino destro, i balli proprio per Mitteruzner, ancora i balli, la palla all'ala, non entra però l'ala e quindi deve ricostruire l'azione, i balli per Ciutura, la palla dietro la schiena, la conclusione fuori! Vabbè, non sono molto d'accordo su questo rigore personalmente, mi sembra, come sono d'accordo con Giovanni Oleari. Io... va Ciutura dai 7 metri, più 3 Rubiera. Ciutura, conclusione di Ciutura, la palla in rete, battuto Rivi. Sempre 2 lunghezze di vantaggio Rubiera, 12-10 a 6 minuti dalla fine di questo primo tempo. Garau per Versakovs, Bonassi, Pagano, sale Bartoli, Versakovs, conclusione in controtempo ma stavolta è una forzatura completamente fuori misura, Bressanone prova a correre allora in velocità, il pivot era completamente libero, Ciutura non lo vede, meno male, perché così almeno Rubiera si può schierare in difesa. 12-10 l'attacco di Bressanone contro la 6-0 rubierese. Ciutura per i balli, sale Brugger, ancora Ciutura,
Ciutura i balli, proverà l'uno contro uno, cambia lato per l'ala, ancora Ciutura, gioco che rischia il passivo, va la conclusione in rete Mitteruzner, perché c'è la deviazione del muro che spiazza completamente Voljuvac per il meno uno della compagine altoatesina. L'attacco di Rubiera con Brugger che gioca molto alto, con i balli, scusate, che gioca molto alto. L'attacco per Pagano, Voljuvac, il taglio con la palla che però non arriva, Patroncini prova ad accelerare, Bressanone, rientra bene Rubiera ma poi bisogna girarsi, palla per Ciutura all'ala, ancora una conclusione dall'ala, ancora Voljuvac a metterci una santa pezza e poi Versakos per Pagano, per Patroncini, la conclusione, la traversa piena di Patroncini. È andato a prendere proprio l'incrocio dei pali. 12-11 sempre il punteggio per Rubiera, altro attacco di Bressanone. I balli a gestire il gioco per la formazione altoatesina, Ciutura per i balli che si butta dentro, la girella, bellissimo il gol di Balli. Si riparte sul perfetto pareggio, 12-12 con la palla per il pivot, la conclusione, la rete di Bartoli. Nuovo vantaggio di Rubiera a 3 minuti dalla fine. 13-12 il punteggio. Vediamo questo attacco di Bressanone. Rubiera deve ritrovarsi in difesa, esce Bartoli molto alto ma Bressanone non ne approfitta, la palla arriva ai balli, balli ancora per il numero 38 Mitteruzner che termina a terra e c'è il time out chiesto da Bressanone. Quasi 2 minuti e mezzo, poco meno, alla fine del primo tempo, Giovanni. Un primo tempo che forse non ci aspettavamo, pur avendo visto la crescita di Rubiera, e un Bressanone che forse neanche lui si aspettava un impatto così sulla partita, che comunque è tutta da giocare. Ma direi, intanto volevo sottolineare anche il fatto che l'inserimento di Pagano all'interno della squadra, al di là delle sue doti come giocatore, hanno bilanciato, secondo me, l'attacco del Rubiera. Da quando c'è Pagano la squadra è più diciamo più serena. Versavo sta facendo diciamo il tiratore più che il centrale, ha preso la squadra un po' più, diciamo il suo ruolo lo sta interpretando in più, secondo me, in modo più corretto. E quindi, diciamo, dicevo, Pagano è servito alla squadra, gli ha dato, secondo me, in questo inserimento forse potrebbe essere la chiave anche di questo cambiamento. È terminato il minuto di sospensione chiesto da Bressanone, si riprende Ciutura, De Piran, i balli, non c'è spazio, allora deve riniziare la manovra con i balli per la conclusione, la rete da parte di Mitteruzner che questa volta riesce a bucare Voljuvac per la rete del pareggio, la parità a quota 13 con 2 minuti da giocare nel primo tempo. Barbieri adesso a terzino destro per Rubiera. Bonassi, la conclusione deviata. Rimessa in gioco in attacco per Rubiera che può a 1 minuto e mezzo dalla fine del primo tempo ricostruire l'azione con l'attacco. Barbieri per Bonassi, per Versakos. Versakos, la conclusione, c'è il fallo su Versakos. 9 metri.
rischioso questo fallo, perché tra l'altro era spinta da dietro, poteva anche essere due minuti. Rischia il passivo adesso Rubiera. Versacos per Barbieri, Barbieri, Santilli, Versacos, qualcheduno dovrà andare al tiro, Versacos c'entra in pieno la traversa, bisogna dire neanche fortunatissima Rubiera in alcune conclusioni. E per la prima volta nella partita Bressanone ha la possibilità di portarsi anche in vantaggio dopo essere stato sotto tutto il match in questo primo tempo. La palla Ciutura per i Balli, Balli va, no, è rimasto fermo, Garaus aspettava troppo di prendere questo pallone e allora c'è il gol, ancora una volta in taglio di Mitter Huzner che regala il primo vantaggio della partita alla formazione altoatesina quando restano 10 secondi per andare al riposo. La palla per Barbieri, Barbieri, la conclusione di Barbieri, c'è il fallo, ci sarà un tiro franco per Rubiera che paradossalmente dopo essere stato avanti tutta la partita si trova sotto di uno al 30° minuto. Bonassi ci prova sul muro altissimo di Bressanone, diventa difficile pensare ad un tiro che termini in rete, infatti termina sulle mani del muro. A metà gara conduce Bressanone di 1-14-13. Bella partita, Rubiera sempre avanti ma che poi ha calato negli ultimi 10 minuti e ha permesso il ritorno e il minimo vantaggio di Bressanone a metà gara. Vediamo come il gioco lo vedi come riparti nel secondo tempo. Comunque adesso non hanno già fatto i 14, 14 per 2 fa già 22. Sì. Siamo già in zona limite, Siamo lì. Siamo già.
Tutto è pronto per il secondo tempo qui al Palaborsi di Rubiera di questo match della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile tra i padroni di casa e Bressanone. Bressanone che è in vantaggio 14-13 dopo i primi 30 minuti, unico vantaggio di tutta la partita che era sempre stata condotta invece da un'ottima Rubiera. Adesso la curiosità è vedere se Rubiera riuscirà a fare quello step in più, quel passo in più nel secondo tempo per provare a portarsi a casa questa partita. E in caso contrario, insomma, Bressanone sicuramente dall'inizio al proseguio è andato in crescendo, quindi vediamo anche se Bressanone è arrivato al massimo dello sforzo per riacciuffare Rubiera nel primo tempo oppure se ha ancora margine. Sì, direi che dobbiamo cercare di rimanere in partita e cercare di mantenere un ritmo, diciamo, della partita sempre su un punteggio. Qua. No, dobbiamo sempre rimanere un punteggio basso perché abbiamo, loro hanno già segnato 14 gol, hanno fatto 7 gol negli ultimi 12 minuti e ne avevano fatti 7 nei primi 20, quindi i primi 18 minuti. Dobbiamo stare attenti a non prendere questi gap che non ce li possiamo permettere. Vediamo allora come esce dall'intervallo Rubiera. Intanto c'è stato il gol di Versakovs che ha ripreso la palla sul suo tiro sbagliato, l'attacco di Ciutura. Ciutura la palla in mezzo recuperata da Rubiera ma con un intervento falloso e quindi ci sarà 9 metri per Bressanone in attacco. Ciutura, la palla arriva, Iballi che va dentro. Iballi che non ha propriamente il tiro dalla distanza, è molto bravo in questo tipo di azioni. Rubiera deve riuscire a chiudere meglio. La palla persa invece dall'altra parte da Rubiera, proprio da Pagano. Questi primi 2 minuti, difficoltà decisamente offensiva di Rubiera nonostante il gol di Versakovs. Torna in attacco Bressanone e vediamo se Rubiera riuscirà ad alzare l'intensità difensiva e a tenere più basso di percentuali l'attacco di Bressanone. Attacco della formazione altoatesina, attenzione al taglio in area tra l'altro dell'ala sinistra non visto. Bortolotti ruba la palla in anticipo, va cost to cost ma sbaglia. Attenzione che dall'altra parte Bressanone, Ciutura, Iballi fermato di piede, protesta Cavina perché voleva il fallo di piede di Iballi. Occasione, brutta occasione sciupata questa da Rubiera perché era stata ottima la difesa. L'attacco di Ciutura, il taglio, la palla che arriva esternamente per la conclusione e la bella rete da parte di Basic ed è più 2 per Bressanone con la palla per Santilli, in rete Santilli. In rete Santilli, ancora meno 1 Rubiera, Iballi, la palla che arriva. In realtà è una fischiata con troppo anticipo, un errore arbitrale questo perché... Tieni presente che avrebbe potuto anche dargli 2 minuti perché ha tagliato dentro l'area, quindi è andata bene così perché era palesemente in ostruzione al tiro entrando dentro l'area, quindi... Direi che è stato clemente l'arbitro a non dare 2 minuti al nostro giocatore. No, e poi aveva tirato via il gol perché aveva segnato il giocatore del Bressanone, ha fischiato in anticipo e quindi fatto sta che anche su rigore comunque non sbaglia la formazione altoatesina, altro doppio vantaggio per Bressanone. E vediamo Rubiera come reagisce, fino ad ora in difficoltà la formazione rubierese sulla difesa molto più dura di Bressanone. La palla per Oleari fermato dalla difesa mentre la maglia di Bortolotti adesso è 2 taglie di più di quella che era prima. Oleari, Versakovs,
Pagano, Oleari, la conclusione, la rete di Oleari, bella, bella questa azione. Molto, molto bella azione, azione ragionata con il taglio doppio pivot, hanno fatto un'azione molto ben ragionata, devo dire che hanno fatto un paio di azioni veramente molto pregevoli. Però è la difesa che deve crescere, perché è tenendo basso il numero delle reti avversarie che Rubiera può pensare a vincere. Ovviamente Bressanone forse non è la squadra che ha tanta velocità di gioco in attacco, però è una squadra che adesso ha segnato tanto e continua a segnare ancora con i balli, e quindi questo significa che Rubiera deve molto di più alzare le sue percentuali offensive. Qui c'è una palla persa con un fallo, però più 2 Bressanone, 18-16 attacco di Rubiera. Sempre doppio pivot per Rubiera, Pagano, la palla ancora ad Oleari. Questo è difesa in area. Questo è rigore, anche questo era rigore. Come ha fischiato qui, avrebbe dovuto fischiare rigore anche qui. Versakovs, palla persa, ma c'è il fallo. Ancora un 9 metri. Ancora Pagano, la palla per il pivot e la rete di Bortolotti. Bisogna ritornare veloci, però, perché sono già dall'altra parte con la palla all'ala. La conclusione è la parata di Voljovac. La parata di Voljovac sulla conclusione di Fantinato. Rubiera ha la palla per pareggiare l'incontro. Se ne sono andati 7 minuti della ripresa. Attacco la formazione rubiarese, ancora con Pagano centrale, Oleari, Versakovs, la parata però di piede da parte di Wierer. Torna in attacco Bressanone, che bisogna dire non è che cerchi poi di accelerare troppo il ritmo, eh? No, direi di no, dobbiamo stare attenti, dobbiamo ragionare di più in attacco, siamo troppo frettolosi, noi dobbiamo cercare di ragionare come le azioni che abbiamo fatto prima col doppio pivot, cercando di non buttare nella bagarre. Loro hanno già passi. Infrazione di passi quella commessa da Basic, dall'altra parte Versakovs, la conclusione sotto fallo. Si riparte dai 9 metri. Riparte l'azione di Rubiera. Oleari, Pagano, Oleari, Versakovs. Uno contro uno, va via, c'è il fallo. Ancora un 9 metri, ancora Versakovs, la palla per Oleari. Oleari, la conclusione, c'è la parata però di Wierer, ha tirato sbilanciato stavolta. Oleari, ancora Wierer, la parata, ancora fermo il punteggio sul 18 Bressanone, 17 Rubiera. L'attacco della formazione altoatesina. I balli per Ciutura. Ancora i balli. Mitterunzner come terzino destro. Ciutura. Palla per i balli, strattonato, questi saranno 2 minuti probabilmente dati dopo. Palla persa da Bressanone. Va bene così, non li danno, oggi hanno deciso di non dare 2 minuti, quindi su un fronte e sull'altro, però questi onestamente mi sembravano corretti, sarebbero stati dovuti dare. Gli ha lasciato il vantaggio e poi si è dimenticato. Beh, meglio così per Rubiera in questo caso. Rubiera che deve recuperare una rete in attacco con Oleari per Versakovs. Pagano,
ancora Versacos, Versacos va dentro e va in rete. Altro gol di Versakov, altro pareggio con l'attacco. Ozic rientrato in campo solo per la difesa, però, perché adesso se ne torna in panchina. Parità, quota 18 al decimo minuto della ripresa. Palla per Bressanone in attacco. Solito gioco molto lento di Bressanone per iniziare l'azione. L'attacco con il rischio di palla persa, attenzione al pivot che riceve e c'è la parata, no, purtroppo no, anche Voljovac l'ha toccata, ma la palla è terminata dentro sulla rete di Basic, però l'errore è dei due centrali difensivi, qua sono usciti entrambi in un momento in cui non c'era necessità e la palla è arrivata a Basic che ha rischiato di sbagliare ma ha segnato e quindi ha avuto ragione. Ancora una rete di vantaggio Bressanone in difesa con l'attacco di Rubiera, Versacos per Pagano, Pagano, Versacos, Versacos cambia il gioco, voleva il pivot, c'è l'anticipo però la palla quasi arriva bene, la conclusione, la rete di De Piran. ...20-18, tornano due le lunghezze di vantaggio per Bressanone. Rubiera non deve assolutamente fare questo tipo di errore, cioè offrire il contropiede a Bressanone, perché è una squadra che di per sé difficilmente va in contropiede. Se gli offri l'occasione tu, è chiaro che le offri un'opportunità in più per andare a segnare in alta percentuale. La palla per Benci che è entrato adesso, per Pagano, Pagano all'ala, per... Intervento su Garau, non intervengono gli arbitri, danno rimessa a Rubiera, ma Garau aveva il possesso della palla. Era rigore, non gli ha preso la palla in modo pulito, quando secondo me è sempre rigore. Palla per Bortolotti che va a realizzare un gol per nulla difficile, adesso c'è confusione nel tabellone. Che in realtà è 19-20, ecco, perfetto, corretto adesso il tabellone. Meno uno Rubiera, attacco Bressanone. Ciutura per i balli. Solita soluzione che porta Ciutura sul lato sinistro per andare a tagliare, eccolo qua Ciutura che si butterà dentro, sfondo di Ciutura, perché questa volta, scusate, era i balli, questa volta Cavina non ha provato l'anticipo, lo ha aspettato. La palla per Oleari che va dentro per il pareggio, 20-20 di Rubiera. Quando siamo al 13° della ripresa. E finalmente ci gustiamo qui al Palaburs una gran bella partita. Una bella partita giocata a viso aperto, senza timori, abbiamo visto partire molto forte, poi il Bressanone è riuscito a dirigere la seconda parte della partita. Adesso vediamo che il Rubiera non ha timore di lottare. E quindi saranno sì, 15 minuti molto, molto difficili per noi. Saranno 15 minuti di battaglia, d'altronde la pallamano è così e soprattutto partite così equilibrate a maggior ragione. Si riprende dunque questo pallone che forse era dubbio, comunque 9 metri per Bressanone. Con l'attacco, la formazione altoatesina con Ciutura, la palla che arriva all'ala, ben chiuso, Ciutura centralmente, va la conclusione alto. 2 minuti ad Oleari. Forse questi sono
quelli meno netti di quelli che avevamo visto in precedenza, che potevano essere dati e non sono stati dati. Fatto sta che questo è il primo due minuti della partita, poi vediamo se il metro resterà questo anche dall'altra parte, perché loro in difesa sono molto aggressivi, quindi vediamo se... Intanto Rubiera si trova a difendere con un uomo in meno, con la palla per Ciutura, Ciutura fermato, Cavina non ci è andato con mezze misure, si riparte, ancora Bressanone in attacco, Ciutura, la palla per Iballi, alla conclusione la parata di Voljubac su Mitteruzner. Super parata di Voljubac su Mitteruzner. Adesso Rubiera attacca senza il portiere, quindi con l'extra player. Quindi bisogna fare molta attenzione. Versacos, Benci per Pagano. Benci, Santilli, Pagano, Versacos. Va via Versacos, il fallo. E questi allora sono due minuti. Se questo... Se hai dato due minuti prima ad Oleari, questi sono ancora più grossi. Spinto da dietro, strattonato la maglia, come fai a non vederlo? Questa era anche cara occasione da gol, questo poteva starci, due minuti e anche rigore. Aveva passato l'uomo, era in cara occasione da gol. Pagano! Dalla distanza! Trova la rete del vantaggio rubiarese in inferiorità numerica. Più uno Rubiera pur con un uomo in meno a metà del secondo tempo. Ancora l'attacco di Bressanone che può sfruttare l'uomo in più. Iballi cambia il gioco per l'ala, la palla al pivot, gran difesa di Bortolotti. Gran difesa di Bortolotti, termina l'inferiorità numerica di Rubiera. La palla tagliata in area, toccata, sì. Anche secondo me. Ciutura per Iballi, Balli per... palla persa questa allora. Allora è sfondo questo. Stiamo andando un po' in confusione i due arbitri, Zancanella e Testa. In questo momento stanno rischiando di perdere di mano la partita, che di suo non è semplicissima, perché... Probabilmente Rubiera, che si trova così per la prima volta a giocarsi una partita faccia a faccia contro una big, Bressanone che forse non si aspettava di trovarsi una Rubiera così, insomma, rischiano anche il passivo, subito passivo segnalato dagli arbitri. La palla persa e recuperata da Rubiera, Cavina per Versacos, Versacos all'ala per Garau, 22-20 Rubiera. 22-20 Rubiera al sedicesimo minuto, quasi 17 della ripresa. Attacco di Bressanone. Fantinato, Fantinato per Ciutura, per Iballi che si butterà dentro. C'è il fallo fischiato prima. Io anche qua, secondo me è un errore arbitrale anche questo, perché ha fischiato con troppo anticipo. Buon per Rubiera, ma resta errore. Fantinato, fuori! Palla recuperata da Rubiera, torna in attacco. Pagano. Pagano forza e subisce il fallo. Attacco di Rubiera con Pagano, Oleari, Oleari per Santilli, Pagano, Versacos, Versacos, la palla all'ala, Garau, la parata però di Wierer sul primo palo, 18esimo minuto, più due Rubiera, l'attacco di Bressanone, Iballi, Fantinato, Ciutura. Sempre Iballi per Ciutura,
solito gioco molto lento ad iniziare di Bressanone, poi la palla per i balli sarà lui. Oh, invece va ancora da Ciutura, Ciutura fermato da Cavina, ancora Fantinato, Fantinato, sfondo! Sfondo di Fantinato, contropiede di Rubiera con la palla per Garau. Garau fermato fallosamente dall'ottimo ritorno in campo, ritorno in difesa di Fantinato. Versacos, Benci, Versacos, la palla per Oleari, Oleari, fallo su Oleari. C'è i balli, Indrid, il numero 18 in difesa, che sta correndo come un matto per Bressanone a cercare di coprire tutti i buchi. Parte da centro della difesa, ma lo trovi a difendere anche all'ala. Versacos, la palla per Benci, Benci all'ala, Santilli, no, c'è la parata ancora di Wierer. Stiamo sciupando un po' troppe occasioni adesso, perché abbiamo già sbagliato due o tre tiri che dovevamo sfruttare in modo migliore. Dobbiamo stare attenti adesso a non subire, loro sono a 20, dobbiamo stare attenti ad arrivare con un basso punteggio negli ultimi 5 minuti. Noi, se riusciamo a contenerli, adesso loro sono a 20, mancano 11 minuti alla fine della partita, dobbiamo continuare così ancora per 6 o 7 minuti. Vediamo Ciutura, Ciutura, la palla centralmente, ancora i balli, farà l'uno contro uno, lo fa ancora Voljuvac, palla recuperata ancora ma come fai a dare un rigore così? Ma come si fa a dare un rigore così? Questo è un regalo, è un regalo, proprio. Non ci voleva. Tiro di rigore per Bressanone. Fino ad ora non ha mai sbagliato, va da Piran per gli altoatesini. Resta Voljuvac in porta. La palla in rete di Dapiran. 10 minuti alla fine, più uno Rubiera. 22-21. Attacco di Rubiera con Oleari, Versacos. Oleari per Benci. Difesa molto profonda quella del Bressanone. Versacos. La palla per Oleari, Oleari in rete, ancora più due Rubiera, 23-21, prova ad accelerare Bressanone con la palla che rischiava di essere persa da Hamsic. Resta in attacco però Bressanone, ancora serie di cambi, ci vogliono un paio di difese ben fatte a 9 minuti dalla fine sul più due per dare un colpo al morale anche al Toatesino. Vediamo l'attacco degli ospiti con i balli, Ciutura centrale, Mitteruzner, Ciutura ancora, Mitteruzner, la palla per il pivot, grande la difesa qua di Rubiera, grande la difesa di Versacos che è andato in anticipo sul pivot e gli ha strappato la palla. Oleari la conclusione, no, la parata da parte di Wierer. Provato il tiro in doppio appoggio, time out Bressanone, provato il tiro in doppio appoggio, ma gli è stato anche toccato. Sì, aveva tutto il tempo per poter alzarsi, quindi è stato un tiro un po' frettoloso, direi non ci voleva. Comunque sono passati ancora minuti, mancano 8 minuti e 24 secondi alla fine, dobbiamo comunque portare pazienza. Noi dobbiamo farli rimanere dentro i 25 gol. E vedrai che riusciremo a portare a casa la partita. Vediamo un po', intanto è chiaro che ci vuole ancora grande abnegazione difensiva per cercare di strappare questa vittoria, che sarebbe importantissima non solo perché vale due punti in classifica, che non fa mai male, ma soprattutto perché ti darebbe
una consapevolezza di te, già questa partita giocata così te la può dare, però è chiaro che il risultato non è una parte esterna a tutto questo. No, direi che intanto cominciamo a vedere una pallamano vera, una pallamano alla pari. Diciamo che Rubiera è finalmente arrivata in A1 dopo le ultime 3-4 prestazioni, ci fa capire che è una squadra che può tenere il campo indipendentemente dall'avversario. Abbiamo visto a Sassari, abbiamo visto che indipendentemente dall'avversario riesce a giocare alla pari, se non per tutta la partita, per una buona parte. Si riparte dunque con l'attacco, la formazione ospite che deve recuperare due reti, Ciutura centrale, i Balli terzino destro. La palla è proprio per i Balli, Azic ancora, i Balli per Ciutura, la palla all'ala, va su per Uzic, sfondo del giocatore bosniaco, palla recuperata da Rubiera in attacco. Attacco la formazione rubiarese con Pagano, Oleari, sale Bortolotti, Oleari, Versacos, Pagano centralmente, la palla per Versacos, non gli arriva e allora rischia il gioco passivo, Rubiera, Pagano, si alza Pagano, Murato, palla recuperata, Versacos dovrà andare al tiro, lo fa e c'è la parata, ma in angolo, bene così perché passa il passivo e Rubiera può rimanere in attacco. La palla è terminata lateralmente, quindi possiamo ricostruire l'azione senza bisogno di tirare. Perché questa forzatura? E c'è la rete in contropiede del numero 10 Arcieri, non c'era bisogno, forse non l'ha capito che non c'era più passivo, non lo so, però non c'era bisogno di forzare qua il tiro perché si è regalato un contropiede a Bressanone. Avevamo la possibilità. Indipendentemente dall'errore, vediamo un po' come dobbiamo stare il più possibile in attacco. Vediamo un po' come. 2 minuti, non danno 2 minuti questi arbitri. No, secondo me le hanno date nel caso meno evidente che c'è stato, l'unica volta. Vediamo Leari per Pagano, la conclusione in rete, c'è la deviazione del muro che beffa Wierer, aveva indovinato il palo Wierer, ma la deviazione lo ha spiazzato. Dall'altra parte Ciutura, Hazic per i Balli, ma deve ricostruire tutta la manovra Bressanone, ci vorrebbe una bella difesa adesso di Rubiera. Azic per Ciutura, i Balli, Ciutura, Azic, va da Ciutura, la conclusione, il palo, la palla recuperata Dazic che se la trova in mano, non sa neanche lui come, e realizza almeno uno. 5 minuti e 13 secondi più uno, Rubiera palla in mano alla formazione rubierese, time out chiesto dal tecnico rubierese Luca Galluccio. Adesso questi ultimi 5 minuti cosa diresti a una squadra? Ma devo dire che Versacos secondo me sta un po' troppo forzando, deve fare più il centrale, deve ragionare di più, è un uomo d'esperienza e ci aspettiamo da lui adesso che conduca questa squadra negli ultimi minuti, perché abbiamo visto che abbiamo bisogno di giocare più con la testa. In questa fase abbiamo perso un paio di occasioni che ci potevano permettere di essere su più 3, quindi adesso mancano questi 5 minuti, i nervi faranno la differenza. Dobbiamo stare attenti, giocare ragionato e non cercare a tutti i costi il gol. Vediamo un po' come se Gallucci riuscirà a dargli lo sprint necessario per questi ultimi 6 minuti.
Vediamo un po', allora, 5 minuti e 13 secondi, più uno Rubiera, palla in mano, la formazione rubiarese. Si riparte dunque. Vediamo questo attacco di Rubiera. 5 minuti esatti alla fine. 24 Rubiera, 23 Bressanone. Versacos per Garau, Pagano per Oleari. Oleari fermato fallosamente. Si è già ripreso a giocare. Oleari, Versacos. Versacos va via. Versacos per Pagano all'ala. Per Garau, ancora Pagano, c'è il rischio di passivo. La palla è ancora buona per Oleari, bisogna tirare, bisogna tirare. Va Pagano e trova la rete. E adesso difendiamo questo più due che vale oro. 4 minuti e 20 secondi alla fine, più due Rubiera. Più due Rubiera. Vediamo un po' quella che può essere la difesa della partita per provare a vincere per Rubiera, con l'attacco della speranza per Bressanone. Ciutura, i balli, la palla recuperata, no, è fallo. Ma come fai a non... palla recuperata. No. Allora, 2 minuti di Cavina, però la palla prima era di Rubiera perché c'era fallo su Bortolotti. Però dopo Cavina è andato con troppa veemenza. I 2 minuti successivi secondo me non sono in discussione. È in discussione il fatto che non hanno fischiato il fallo prima, che era palla in mano a Rubiera questa qui. Proteste dalla panchina rubierese, inevitabili visto questa fischiata. Più due Rubiera ma uomini in meno. Attacco di Bressanone, Amsic. I balli, sfondo! No, è rigore. Ma scusa, ma non è stato dentro la... Com'è? Allora, a parte che aveva fatto gol e anche qua ha fischiato con troppo anticipo l'arbitro perché era andato in gol la palla, quindi se aveva quel vantaggio lì doveva essere gol valido. Ma a parte quello, qui Pagano non ha difesa in area, come può essere rigore? Diciamo che l'arbitraggio in questa seconda fase ha abbastanza favorito in alcune decisioni il Bressanone. E direi che non è giusto, anche perché l'arbitraggio è stato abbastanza imparziale per tutta la partita, per oggi questi due fischi sono stati veramente molto 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 sbagliati e secondo me corrono il rischio di inficiare il risultato della partita. Attacco di Rubiera con un uomo in meno, senza portiere, quindi con Pagano all'ala per Garau, la palla per il pivot, ancora Garau, azione che dovrà forzare Pagano, Versacos, la palla per Oleari, il gol ancora del più due Rubiera in inferiorità numerica. Difendiamo, guadagniamo tempo, forza Ciutura, i balli, va invece in rete i balli, bravo, bravissimo i balli. 2 minuti e mezzo alla fine, più uno Rubiera. Torna in attacco Rubiera, sempre senza portiere. Vediamo questo attacco rubiarese con Oleari, difesa molto alta di Piran. Palla per Versacos, Pagano si accentra, Versacos, la palla ancora per Pagano, la palla sotto, al pivot! Che cosa ha sbagliato Bortolotti? Non ci voleva, che pallone che gli aveva dato, peccato, adesso bisogna provare a difendere con Ciutura per i balli, si butta dentro, fallo di Oleari, 1 minuto e mezzo alla fine, più uno Rubiera. Ciutura, Amsic, Ciutura, blocco falloso, palla recuperata però. No! Ma cos'ha fischiato?
Ma gli arbitri sono una cosa veramente peggiore in campo in assoluto in una bella partita. I balli si va, butta dentro i balli, palla all'ala, da Piran va in gol. Da Piran va in gol, parità a 50 secondi dalla fine. E time out chiesto da Rubiera. Ma negli ultimi 10 minuti fischiato tutto a favore di Bressanone, ma cose imbarazzanti anche. Quest'ultima qui è stato veramente il gol regalato dagli arbitri al Bressanone, perché nessuno ha capito che cosa hanno fischiato, tant'è che neanche quelli di Bressanone subito sono andati a prendere la palla perché non avevano capito neanche loro. Questa è un po' di sudditanza, il Bressanone è una squadra più blasonata, questo è un regalo palese al Bressanone. Direi che gli arbitri stanno andando nel pallone, hanno lasciato giocare tutta la partita, tutte e due le squadre, e in questo momento invece secondo me stanno indirizzando la partita loro. Questo non ci voleva, perché Rubiera oggi non merita sicuramente di perdere. 26-26, 43 secondi alla fine. Vediamo cosa succede in questa bella partita, perché le due squadre comunque se le sono date nel senso buono del termine quando si parla di pallamano, e indubbiamente hanno dato vita ad una gran bella partita. Oleari, Versacos, Oleari, Pagano, Oleari, sale Santilli, la palla arriva, passivo segnalato, passivo, la palla per Garau, Pagano, Versacos, la palla per Pagano, bisogna tirare, la conclusione, c'è il fallo. Ci prova Pagano, fermato. Pagano fischiato, sfondamento a Pagano, che chiede, scusa, ma che cosa mi hanno fischiato? ...26-26... ci sono 3 secondi alla fine, perché ne manca 3 secondi e un decimo. La palla è dall'altra parte del campo. Cercheranno di fare un tiro al volo, secondo me cercheranno di lanciare la palla, perché non hanno il tempo per poter arrivare al tiro. Cercheranno di fare un tiro a un giocatore al volo, dovranno cercare di fare un tiro di questo tenore se vogliono cercare di arrivare al tiro. Vediamo cosa si inventerà Bressanone, che ha solo 3 secondi, però un'occasione d'oro. Vediamo come la sfrutterà. Con Rubiera che va a uomo. La palla per i balli, balli, va a tiro da lontanissimo, Voljuvac. Finisce in parità, 26-26, bel risultato di Rubiera, bella partita, io dico condizionata dalle fischiate finali degli arbitri, poi col senno di poi non sappiamo come sarebbe andata, però una bella Rubiera in crescita. Molto, veramente una bella partita, forse una delle più belle della stagione, la squadra a viso aperto ha affrontato il Bressanone senza nessun timore reverenziale. E devo dire, è una bella pallamano e ci fa ben sperare per le prossime partite. Molto bravi. Grazie Giovanni Oleari. Devo dire anche un Bressanone che in una partita estremamente difficile come si è trovata ad affrontare qui a Rubiera, tutt'altro che scontata, ha dimostrato un'energia e una voglia comunque di recuperare e di non perderla, non indifferente da parte della formazione altoatesina, che ricordiamo ha giocato senza il portiere Volarevic questa partita, ma Virer nel finale ci ha messo 2 o 3 pezze non indifferenti.